Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Stamattina meditiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti 34 fino al capitolo 11, versetto 1. In questo brano Gesù vorrebbe togliere ogni forma di illusione nella mente dei suoi discepoli. Sta cercando a purificare questa mente. Gli apostoli certo sono stati mandati nel nome suo, ma non prenderanno il posto di Gesù, lavoreranno come lui e non devono pensare che tutto andrà alla grande. Ci saranno delle persone che accoglieranno quella parola e ci sono anche quelle che non l'accoglieranno e quelli che non accoglieranno questa parola creeranno divisione perché è la verità. E lo sappiamo che la verità fa sempre male. Quando si annuncia la verità, spesso si crea divisione, si crea guerra. Gesù stesso l'ha vissuto quando ha dato il suo corpo sangue. Alcuni discepoli si sono andati, sono rimasti i 12. E ci sono tanti episodi in cui la parola proclamata crea proprio separazione. E questa separazione la viviamo anche nelle famiglie. Oggi ciò che era normale diventa anormale e viceversa. E quando, in base alla nostra fede, cerchiamo di chiarire, di dire la verità, che cosa sentiamo? Ma voi siete antichi, voi siete proprio vecchi, voi vivete proprio non so di che mondo. Oggi il mondo sta cambiando, il mondo ha altri paradigmi, il mondo ha cambiato registri, ma voi siete sempre nell'Antico Testamento. Ecco, sono delle risposte, delle parole che sentiamo come se noi abbiamo torto e loro hanno ragione, perché il mondo ha cambiato le cose, ma la verità deve essere detta. Succede anche che quando invitiamo delle persone a una preghiera, sentiamo anche di tutto. Il nome di Dio diventa allergico. Ecco, questa crea anche divisione e separazione nel nome di Cristo. Questa separazione si manifesta anche dentro di noi, perché quando la parola arriva, logicamente dovrebbe aiutare l'uomo a purificarsi, a togliere il vecchio uomo e vestirsi del nuovo uomo. Dunque, la parola quando arriva deve spaccare tutto, deve distruggere tutto per far emergere l'uomo nuovo che camminerà secondo la volontà di Dio. Dunque, la spada può essere compresa in questi due sensi. E Gesù continua a dire ai suoi apostoli, chi vi accoglierà? Accoglierà me e colui che mi ha mandato. Dunque andate, non vi preoccupate. Quelli che vi accoglieranno, naturalmente, accoglieranno anche me. Perché quelli che non accoglieranno la parola creeranno la divisione, dunque la spada. Invece quelli che accoglieranno questa parola accoglieranno non soltanto gli apostoli e Gesù, ma anche il Padre che ha mandato Gesù e Gesù ha mandato gli apostoli. Dunque gli apostoli partono in missione con questa consapevolezza che ci sarà anche tutta la Trinità con loro. E chi accoglierà naturalmente questi apostoli avrà la sua ricompensa. Quello che accoglierà produrrà i frutti nella vita sua, perché la parola di Dio è verità e luce. E Gesù avverte anche i suoi discepoli a dire: allora, se voi preferite le cose di questo mondo, le cose vostre, allora non siete più degni di me, ma preferite me prima di tutto. Dunque Gesù vorrebbe che gli apostoli lo prendessero al primo posto, lo mettessero al primo posto e lui l'inizio e la fine. Tutto inizia con lui e deve finire con lui, perché è solo con lui che si può avere un buon discernimento per realizzare altre cose, per purificare altre cose, per gestire meglio ciò che abbiamo. E perciò, carissimi, in questa liturgia siamo invitati anche noi a non deluderci, a non entrare in questa illusione che allora quando noi parleremo subito la gente si convertirà, quando noi diremo subito la gente accoglierà. No. Gesù ci avverte, non può essere sempre così. Prepariamoci a questa spada e quando arriverà, accogliamo la spada perché siamo più forti in virtù di colui che ci ha mandato in missione. Che cosa fare? Pregare. Pregheremo per quelli
che ci ascoltano, per quelli che ci rifiutano, preghiamo per loro affinché capiscano che la nostra volontà nel comunicare, nel predicare, non è di distruggere, non è di obbligare, ma solo di indicare la strada. Poi ognuno è libero di scegliere la via da seguire. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.